è la titolare dello stabilimento, su cui praticamente è finito l'auto. Possiamo chiederle cosa, che cosa è successo praticamente? Io ero vicino a un tavolo, insomma, ho sentito un forte boato praticamente, e un boato mai sentito prima, e ho pensato al peggio, francamente. È successo che un pullman ha praticamente toccato la ringhiera, e la ringhiera praticamente ha ceduto, e quindi il pullman ha rotolato per tutta la montagna che sta sopra, insomma, praticamente la nostra struttura. Fortunatamente però nella tragedia siamo stati comunque fortunati, perché lo staff sta bene, questa è una cosa molto importante, nessun cliente si è fatto male, perché i ragazzi della spiaggia sono stati molto bravi a dire andate tutti quanti via, insomma, dal solarium, perché hanno visto proprio il pullman che rotolava. Nessun cliente del ristorante si è fatto male, perché il pullman è caduto da questo lato, insomma, lato del bagno. Ecco, forse la fortuna che è caduto proprio io prima di arrivare sulle cabine. Guardi, francamente, una qualità del genere, da sopra la strada, io mi aspettavo che fossero tutti morti. Invece, fortunatamente, insomma, non è stato così. I primi soccorsi sono arrivati proprio, sono stati i miei cuochi che sono usciti dalla cucina praticamente e hanno cominciato, pur non essendo il loro lavoro, a prelevare comunque le persone. E cosa sentiva? Grida, urla? Chiaramente molto molto terrore, timore, la gente era stordita, insomma, poi l'ho fatto accomodare in sala, insomma, così, e poi ci dispiace per il conducente che non ce l'ha fatto.